Eccellenza, ha letto due brani dell'Apocalisse, capitolo 13 e capitolo 14. Si può essere anche con le nostre forze, piccole o grandi, non schiavi di un sistema ingiusto? Cioè bisogna leggere quello che stiamo vivendo con uno sguardo di fede che è più penetrante del calcolo, della registrazione dei fatti di cronaca, della fantasia degli strateghi. Leggere il presente con lo sguardo di Dio, per quanto ne siamo capaci, ci permette di riconoscere che ogni presente chiede la responsabilità, ecco, di omologarsi o di essere coerenti, di rassegnarsi a lasciarsi trascinare dalla corrente oppure dalla coraggiosa originalità di affermare ciò in cui crediamo, anche a prezzo dell'impopolarità, dell'insuccesso mediatico, della censura e persino della persecuzione. I cristiani in tante parti della terra vivono così, cioè in nome di Dio dicono che la gloria di Dio è l'uomo vivente, difendono l'umanesimo integrale, l'umanesimo che esalta l'uomo, anche se devono farlo contro un sistema economico, un sistema finanziario, un sistema produttivo, un sistema militare, politico, che invece vuole fare dell'uomo una pedina per una strategia, per un calcolo, per un trionfo della bestia di cui parla l'Apocalisse. Un momento importante in Cattolica, si è parlato di responsabilità sociale, di una banca in specifico, Banca Mediolanum, ma dicendo quello che si può fare. L'Arcivescovo ha sottolineato questo, si può non essere asserviti a un sistema ingiusto. Si può, riprendendo le origini dell'attività bancaria, che è quella di sostenere lo sviluppo economico e quindi andare a favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento. Allora, questa esperienza dei prestiti di soccorso, che ha delle radici antiche, perché i Monti di Pietà o le casse di raccolta sono già delle realtà che concretamente hanno dato questo contributo all'inclusione finanziaria, possono essere appunto l'esempio a cui ispirarsi per trovare formule nuove per includere piuttosto che escludere attraverso l'esercizio del credito. Qual è la responsabilità di Banca Mediolanum, della Fondazione, in questa sostenibilità, in questo aiutare le persone che per molti motivi non ce la fanno? La responsabilità di ognuno di noi è quella di guardarsi attorno e di poter dare una risposta lì dove si accorge che c'è un bisogno nel quale si può fare qualcosa. E per esempio, ecco, questa giornata che abbiamo dedicato ai prestiti di soccorso è una delle nostre risposte che siamo attivi già da molti anni e siamo molto felici di poter contribuire in questo modo, perché è un modo per dare dignità alle persone, aiutandole a rimettersi in piedi e a poter poi proseguire da sole. Ed è importantissima anche la collaborazione con le fondazioni antiusura, perché è solo grazie a un concerto di enti che si mettono insieme, ognuno nel fare la sua parte, che si può veramente risolvere in maniera decisiva il problema delle famiglie che si trovano in una condizione di indebitamento dal quale non riescono a uscire. Poi sicuramente ci sono molte altre attività che facciamo nei confronti della collettività attraverso Fondazione Mediolanum, per esempio con tutti i progetti a favore dell'infanzia disagiata, progetti italiani, progetti all'estero e poi tutta un'altra serie di attività che invece la banca fa direttamente sia nei confronti dei propri clienti o dei propri family banker quando ci sono calamità naturali. Negli ultimi anni ce ne sono state tante, quindi destiniamo fondi proprio che vanno destinati all'aiuto di queste persone che hanno danni molto gravi alle loro prime case, e quindi riuscire ad essere a loro vicini proprio nei momenti cruciali di vita quando accade qualcosa di imprevisto.
e anche una fondazione attiva da un anno in memoria del suo papà, fondatore di Banca Mediolanum, Ennio Doris. Sì, la fondazione è una fondazione appunto privata di mia madre, mio fratello e io. Abbiamo deciso di continuare in parte portando avanti quei progetti che papà seguiva personalmente, ma poi abbiamo dato una direzione nella direzione dell'educazione, quindi di poter sostenere attraverso borse di studio studenti meritevoli che hanno superato l'esame di accesso alle università ma hanno bisogno di un aiuto per poter proseguire. L'idea cardine che muove a considerare questo convegno, questo ritrovarsi come un momento importante, anche non un punto d'arrivo, ma uno sviluppo di un percorso. Sì, posso dire che siamo nel mezzo di un percorso, mi fa piacere che in Università Cattolica ci sia stato oggi questo incontro. Il percorso è quello di individuare un luogo e un contesto dove persone con diversa esperienza, competenza, angolo visuale possono lavorare insieme per disegnare in un modo creativo nuove vie, nuovi percorsi per contrastare un fenomeno che è dilagante, che è quello del sovraindebitamento e parente prossimo purtroppo quello dell'usura. E il cuore del laboratorio che abbiamo messo in piedi in Università Cattolica e che vogliamo portare avanti è la parola prevenzione. In questo campo bisogna veramente individuare soluzioni sempre nuove e percorsi anche originali che possano prevenire prima che contrastare il tanto disagio e le disuguaglianze crescenti che affliggono il nostro paese. L'Arcivescovo ha parlato di una possibilità di sconfiggere un nemico che sembra invincibile, ognuno con le proprie forze. Ecco, il laboratorio promosso dall'Università Cattolica ha questa logica. È proprio questa la logica del lavoro che svolgiamo qui. Perché spesso c'è anche la tentazione di considerare problematiche di questo tipo talmente grandi nelle dimensioni e anche radicate da far fatica a contrastarle. Invece l'idea è proprio quella di poter passo passo, però in rete, insieme, individuare soluzioni che, come quella che oggi qui abbiamo rappresentato e illustrato, i prestiti di soccorso di Banca Mediolanum, possono essere anche delle buone prassi da imitare da parte di altri e con beneficio per tutti.